Nella confusione, miliardi di persone, solo un'occasione qua giù. Tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' al bacchiare, un po' My Way. No. Schiaccia il tasto Rec e il tasto Play. La carta igienica di Nanno hanno buttato questo. Nanno per pulire tutto. Dì, guarda là, ti piace bene. No, vabbè, ma qui è un casino. Scusi, buongiorno, desidera? Guarda, io dovrei parlare con qualcuno. Di che deve parlare? Dovrei dare delle informazioni sul reato. Che reato? Narcotici. Si accomodi lì, che adesso qualcuno la chiama. Oh, lì? Grazie, buona giornata. Buona giornata. Buongiorno, nonna. Ma ciao, tesoro. No. Bene, dormito bene? Sì. Papà, dov'è? È uscito molto presto stamattina. Devo chiederti una cosa importante. Beh, puoi dire a me? Sì. Chi è Jacopo? Jacopo... non lo so. Perché? Non hai mai sentito questo nome in questa casa? Attento che scotta. No. Vai. Ok. Vuoi del caffè anche? Se c'è, sì. Vieni, vieni. Ma che capolavoro. No, ma che è successo? Ma presto, che è successo? Sono vandali, sono teppisti, c'è poco da fare. Oh, basta. Io chiedo la pensione anticipata. Venga, venga, preside, le faccio vedere sto capolavoro. Ma si può mica andare avanti con studenti del genere? Questa è una Cartago dell'Enda Est. Guarda, guarda. Scusate, mi sto sentendo male, mi devo sedere. Ma come può essere successo tutto questo? Ma sono impazziti. Reservatio in pectore. Non ci posso credere. Quello... Franco? Sì? Buongiorno, sono l'avvocato Arnaldo Palmieri. La volevo informare che ho presentato denuncia al commissariato di zona sull'occupazione di stanotte, che poteva costare la vita a mio figlio Giulio, della terza B. Costare la vita a Giulio? In che senso? Ora sta bene, come potrà confermare il professore di filosofia, che è stato il primo ad accorrere in ospedale da Giulio. E vuol sapere come? Ma... sostituendosi a me. Dicendo che era suo figlio. Si rende conto della gravità della situazione? Sì, certo, certo. Va bene, allora la saluto. Tesoro, per piacere, ascoltami. Lasciami in pace. Dai, su, ascoltami per una volta, dai. Lasciami in pace. Dai, su. Ma che fai? Butto sta roba su e poi mi devo sbrigare che sto pure in ritardo. Fai bene, brava. Io sto male come un cane e tu te ne vai. Senti, io devo andare al lavoro perché non è che campiamo d'aria, capito? Non è vero. Oggi è il tuo giorno di riposo. Ascoltami. Io ho una cliente che deve partire e mi ha chiesto uno straordinario, va bene? Perché non mi dici la verità? Dillo. Che cosa? Dillo che stare lontana da me ti fa stare bene. Ma non di sciocchezze, non scappo da te, non è così. Non ti credo. Però fai bene. Perché stare vicino a un buffone triste come me? Ammettilo! Oddio, scusa. Scusami. Vieni qua. Forza. Ma date a pochi un po' portato. Chissà, aspettava che facciasse di mattina presto. Le solite pezzi di fango come lui, a chi la salzano? Ai tre. Ai tre. Aia! Mi fai male. Te faccio male, te faccio. Ma che te pensavi io? Che ero Biancaneve che ti è venuta a pulire casa, oh!
Portate via un po' questo, dai, subito. Oh. Dante. Il Pantera, qua stai adesso? Stai quando mando promosso. Bello mio, che bello vedete, che bello. Dai, che ma fate, guardate, se fate vedere. Senti un attimo, io dovrei dare delle informazioni sul reato, come posso... E come vuoi, vieni con me. Dai, che fai male. C'è un sacco di cose. Per caso lei ha dato le chiavi a qualcuno? No. Presidente, se figuri, non mi permetterei mai. No, perché non c'è nessun segno di scasso, di forzatura. I ragazzi sono entrati regolarmente da uno degli ingressi. Sì, lei c'ha ragione, ma io non so che dirle. Ha controllato che i mazzi di chiavi siano tutti al loro posto, sì? Sì, è la prima cosa che ho fatto. Tecnicamente ne manca una. Sì, ma è quella che ho dato al professor Balestra. Ha dato una chiave al professor Balestra, perché? Si è tardato un po' in sala professori, mi ha detto che avrebbe chiuso lui il portone e gliel'ho lasciata. Vabbè, grazie Egidio. A lei. Egidio! Sì? Metta un cartello sul portone con scritto che oggi la scuola è inagibile. Ok, certamente. Sì. Ecco, vedi, questo qua, questo si chiama Zucca, è una sorta di guardiaspalla di gorilla che si porta appresso e poi c'è un sacco di cani di combattimento di tutte in condizioni pietose. Ma come ha preso le butte? Che ti ha fatto? No, a me non ha fatto niente. Il problema è che ha dei contatti con uno dei miei allievi e penso che gli passi dei soldi. In cambio di? No, questo non lo so. Non lo so, però ecco, vorrei tenere il ragazzo fuori e cercare di evitare che frequenti persone così. Vabbè, bisogna fare una denuncia. La fai te? La devo fare io? Sarebbe meglio. Vabbè, la faccio io. Te la siedo. Ok. Allora, fa piacere. Questa? Tua figlia? Come mi chiama? Te lo ricordi che mi sono sposato? E che non me lo ricordo, mi ha invitato, non so potuto venire, c'erano gli esami di maturità. Dimmi che ne pensi. Che ne pensi? Bellissima, elegantissima, complimenti. Certo, non si capisce come ha potuto sposare uno come te, ma insomma. Oh. Regalo oggi? Ah, come mai? Ridi, per vago. No, i scarafaggi sono entrati stanotte. Ma mo stiamo a chiudere, già mi sta chiedendo quando riapriamo. Andate, in scena una casa, una famiglia, dai. Buoni, andate. Vabbè, ma che facciamo? Andiamo al bar e aspettiamo il prof. A che ora ti sta? In seconda. Ma la notizia di Giulio? Sì, io l'ho sentito, dice che sta bene. Allora perché stamattina non è venuto? No, eccolo. Madonna, Maria, appare uno zombie, eh? Pare uno zombie perché il padre ha massacrato. Dio, mi dispiace. Braccio, raga. Bella giù. Ciao. La situazione è grave, Dante, lo capisci o no? Sì, sì, no, lo capisco. Vabbè, è colpa mia. Simone mi ha chiesto di festeggiare il suo compleanno in modo diverso, non sapeva come e allora... E allora tu gli hai dato le chiavi della scuola? Beh... Sì, sì. Ma tu sei pazzo. Cioè, tu sei davvero pazzo. Io ogni tanto me lo scordo, ma tu puntualmente me lo ricordi. Adesso che si fa? Ma cosa vuoi? Che cosa L'avvocato, il padre di Giulio, ha fatto una denuncia alla polizia, sei contento? Ma non succederà niente, verranno qui, controlleranno i danni come succede sempre con l'occupazione. Sì, ma lui gli avrà fatto notare che il figlio poteva restarci. E poi ha informato gli altri genitori e vuole riunire il consiglio, vuole un'ispezione ministeriale. Addirittura? Sì! Senti, poi per la pistola, non ti preoccupare, una nascosta bene. Capito, ma quando chiudo con Sberra te la richiedo. Sei tranquillo, eh? Infatti mi arriva una sospensione raffica, sicuro. Sì, che non me ne frega niente, sto in un casino che neanche puoi sapere. Che ti è successo? Ho scoperto una cosa assurda. Che? Mio padre ha un altro figlio. Che senti? Ho trovato una foto. Si chiama Jacopo. Credo che anche mia madre lo sappia, ma non... Volevo parlarci, ma non sono riuscito. Senti,
Come stai dopo la festa di ieri? Bene, come devo stare? Sono solo preoccupato per Sbarra, non so più che dirgli. Infatti ne ho anche parlato col tuo padre. Non ho detto di te, però gliene ho dovuto parlare. Non capisci che non può fare niente? È un chiacchierone, parla, parla, parla. Non sa fare altro che parlare. Ti do una mano io con Sbarra. Sì, vabbè. L'hai vista? L'ho vista, sì. Stai ancora sotto per lei? No, te pare. Ma era stufato, meglio così, guarda. Poi è vecchia per te. Ma vecchia di che? Più giovane di tutte queste pischelle, guarda. Senti, dopo ieri sera non... Eh? No, no, niente, stavo dicendo una cosa. C'è tuo padre? Vado che non lo posso vedere, sto beccando. Era inevitabile che andasse così, la preside si è storta, i professori pure. A me secca il fatto di non poter fare lezioni, avevamo ancora 2 ore noi, no? 2 ore avevamo. Sì, però sì, sono un po' di pietà. Che cosa pietà? Cosa? Anzi, facciamo così, una bella giornata, venite con me, vi porto in un posto qui vicino a piedi, va bene? No, a piedi no, però. Scusa, ma Simone... Ha visto che non c'entrava e se n'è andato. Ma non ha detto dove andava? No, non me l'ha detto. No, dai, non ci riesco. Va bene, oh, ragazzi, dai, prendete le vostre povere cose, aiutiamo magari Giulio, che lo vedo ancora un po' stralunato, dai, coraggio. È stato un accollà. Prof. Sì. Io mi sento tradito. Perché? Lei mi aveva promesso di non dire niente a mio padre, invece l'ha fatto. Beh, ma non potevo non farlo, stavi troppo male, no? Sì, ma almeno quando è arrivato, che ne so, poteva dire qualcosa su di me. Invece è scappato. Ma non sono scappato, Manuel era pieno dei problemi, non sono scappato. Facciamo così. Appena finisce questa bufera, ti prometto che ci parlo, va bene? Te lo prometto, ok? Dai. No, non me la vedere, la vorrei vedere. No, ragazzi, io ancora non mi sono ripresa dalla delusione di De Penne che non è venuto. Scusa, ma magari non ha potuto venire, oppure gli è successo qualcosa. Perché non provi a riscrivergli tu? Ma l'ho fatto, è stata la prima cosa che ho fatto, soltanto che non mi scrive. È sparito. Ma ci scommetti che se gli scrivi che lo vuoi vedere da solo e non a una festa a scuola, questo ricompare? Sicuro. E questo cosa significa, scusami? Significa che è un porco adulto che cerca le minorenni, Laura. No, Luna, non è un porco, me lo sento, lo so, non è possibile, ci deve essere un'altra spiegazione. No, anche secondo me. No, secondo me non c'è. Che vuol dire che te lo senti? Non è che se tu te lo senti. Dovete basterebbe un giorno, ci sto io un giorno con sti ragazzi, vedi come faccio fila dritti. Che poi manco mi toccherebbe pulire, se proprio la vogliamo di tutta. Ma cos'è successo qui, scusi? Signora, scusi, ma lei che sta facendo qua dentro? Ma non lo vede che la scuola è inagibile? C'è sta pure il cartello fuori, ma non l'ha letto? Ma sì, certo, l'ho visto, ma io devo incontrare il professor Lombardi. Signora, io non metto un dubbio, però Lombardi sta sopra e io qua devo pulire, non so se vede. Sì. Virginia, scusami, tanto avrei dovuto chiamarti per dirti di rimandare il laboratorio teatrale, perché come vedi, con tutto quello che è capitato qui, sì. Non è possibile. Infatti, mi chiedevo, ma cosa è successo qui? Cioè, tu non sai niente? Dante non ti ha detto niente di questa, chiamiamola, festa? No. Te lo giuro, si sente male. È a casa con 40 di febbre, non può uscire. Però lo sostituisco io. Che ci devo fare col kebabaro? Tu che ne sai del kebabaro? La sera che Manuel l'ha puntato c'ero anch'io. Non siete riusciti a combinare un cazzo, perché sei solo tu pezzi di merda. Ha mandato Zucca a fare una visita a moglie del kebabaro, ha fatto cagare sotto con me le galline. Stiamo bene così. Te ne va pure andare bello, vai. No, ma quello che fa Manuel lo posso fare anch'io. Ti ho dato una mano io a rubare la macchina.
Dimmi un po' una cosa. Chi ce l'ha a riportarla? Io. A te? Sì. A ridammela. Senti, ma non c'è nessuno da terrorizzare. Guarda che lo faccio io. C'ho più palle di mano, sono più bravo. Guarda lavoretti che te ce l'avrei, però non so se te la senti. Me la sento, non c'è problema. Che dici? Non mi pare un frocetto. Vabbè, non c'è mai capito un cazzo che la gente è succa, lasciamo perdere. Se vede un chilometro che gli piace la sporca, dai. Bastava che era tua moglie la lavoro. Io ero un porculo, ti capito? Io non ce l'avrei un po' di lavoro per te, però mi servirebbe che mi piazzi un po' d'erba, un po' di sverta, te la senti? La sento, sì, ma sto bene. Bene. E poi mi servirebbe pure che mi fai un bel focherello. Cosa fa? Te lo faccio il focherello. Bravo. A bella di casa, come stai? Bene. Tutto bene. Però t'avverto, se mi fai un brutto scherzo, te vengo a cercare a te a mano e le squarta tutte e due. Chi è? È caro. Ferro, lo passami in su. A fede se c'è la febbre per davvero. Lascio di mettere il termometro. La zucca però pure ti sveglia, de porca mignotta. Fa un salto a scuola tua e vi riesce a sa. Perché se non è vero gli spezzo i piani poi giù. Allora, ragazzi, stiamo entrando in uno dei luoghi più famosi del mondo, no? Perché ci ha portati qui, prof? Perché? Perché questo è stato per secoli il luogo delle torture sugli innocenti. Si dice che i cristiani pagassero qui con la vita il prezzo della propria libertà. Infatti oggi vi ho portato qui per parlare di giustizia e ingiustizia. All'epoca l'umiliazione non era contrapposta a quella che era l'idea di giustizia, no? La necessità di punire chi contravveniva le regole, peraltro, portava all'interno una sorta di, del suo pacchetto, passatemi il termine, la libertà di scegliere che tipo di pena infliggere. E noi parleremo proprio di questo, dell'abuso della libertà e delle conseguenze che può avere sulla nostra vita, partendo da quello che ci sta succedendo oggi. Per farlo, userò il pensiero di un filosofo che amo molto, che è Rousseau, che si è occupato di questo per molto tempo. No, Rousseau dice che tutti gli esseri umani singolarmente sono liberi, ma devono anche rispettare le regole. Allora io mi chiedo, è possibile essere liberi e allo stesso tempo rispettare le regole? Questa è la domanda che si pone Rousseau, che pongo a voi pensando ad esempio alla cazzata che avete fatto organizzando la festa a scuola. Secondo voi, quello che avete fatto può essere considerata la vera libertà? Prima sì, ora sì, adesso... E perché? 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 Perché abbiamo combinato un casino. Simone rischia pure di perdere l'anno. Vabbè, ma se Simone si autodenuncia, magari la preside lo capisce e lo perdona. Ma che denuncia è denuncia? Se si voleva autodenunciare, già l'aveva fatto. Te che ne sai quello che pensa Simone? Perché te chi sei, eh? Sa avvocato suo. No, ragazzi, basta, dai, su. Stiamo calmi. Comunque a Simone non succederà niente, perché ho parlato con la preside e le ho detto che sono stato io a dargli le chiavi di scuola. Ma non è vero. Certo, ma così almeno Simone sarà salvo, no? E lei che fine farà? Tu non ti preoccupare per me, io verrò licenziato, ma questo non è importante. Assurdo. Non è possibile. È assurdo. Oh, vedete questa vostra reazione? Allora qui comincio a pensare che voi cominciate a intuire che quello che avete fatto non è propriamente da considerarsi libertà, giusto? No, perché quello che abbiamo fatto non ha portato niente di buono. Niente di buono. Giusto. Niente di buono. Allora che tipo di società
apparireste voi davanti a Rousseau se non siete in grado di prendervi le responsabilità di quello che avete fatto? Ha ragione, prof. Che dobbiamo fare? Ci dia una mano lei, prof. Ragazzi, la libertà non vuol dire fare cazzate su cazzate, fregandosene di quello che succede, no? Non pensate alle conseguenze che quello che facciamo avrà su noi e sugli altri. La vera libertà è l'autodeterminazione. È la possibilità di correggerci da soli. Io non posso indicarvi una via perché voi dovete cercare dentro voi stessi, usare il cervello e guardare in profondità dentro voi stessi. Ed è soltanto lì che troverete la vostra libertà. Secondo me, Attilio, tu devi prendere le difese di Dante, sai? Contro queste accuse assurde che gli stanno muovendo. Perché, per carità, mio figlio è uno che tende a mettersi nei guai, ma la sua buona fede è fuori discussione. Certo, assolutamente, ma dicono che abbia affidato le chiavi della scuola ai ragazzi. Magari non è vero, però. Per essere vero sarà sicuramente vero, figurati, un gesto tipico di lui. Potrebbe averlo fatto benissimo. E allora, se è così, come si fa a difenderlo, scusa? Come si fa? Si fa. Si prende posizione, si cerca di capire quali sono le sue ragioni. Certo, e quali potrebbero essere queste sue ragioni? Questo veramente dovreste scoprirlo voi che siete i suoi colleghi. Mi vuoi dare il tè? Sì. Grazie. Ora, io so, Attilio, che tu non ami i suoi metodi di insegnamento, caro. Ma da qui a farlo bruciare sulla pubblica piazza mi sembra sinceramente troppo, eh? Ma non mi pare, se posso permettermi, che sia questo il problema. E qual è? Noi andiamo al bowling, tu ci vieni? No, danzo tra un'ora. E poi dopo devo passare al bookshop a Largo Argentina, non ce la faccio. Vabbè, allora ci andiamo un'altra volta. Va bene. Vuole un passaggio, professore? No, no, grazie. No, però se senti Simone, gli dici se mi chiama? Sì. Grazie. Pace. Non ho capito. No, dico pace. Pace. Oh, ma tu ci vieni al bowling? No, non posso. Ho promesso a mia madre che la passo a prendere al museo di zoologia. Vabbè, ho capito, va. Oh, voi ci venite al bowling? Dante, mi stanno chiamando tutti i genitori. Puoi passare da me? Oh, alle 4. Manu, senti, io avrei cambiato idea. Ho sentito che vai al museo di zoologia. Sì. Ecco, io mi interessa un passaggio perché devo parlare con la direttrice. Ti faccio un favore. Come no? Grazie. Deve essere interessante parlare con la mamma d'Aureliano. Sì, certo, perché? No, dico, di che si parla? Se è nato prima l'uovo o la gallina o spermatozoo? Allora, sai cosa dice Platone? Che se ti fai i fatti tuoi ti conosci meglio. Immagino. È un consiglio che ti do. E vai piano con la motoretta che ti boccio. Ce manca, oh. Stai a vedere. Thank you. Niente. Questo è tuo. Grazie. Ciao, Manuel. Ciao. Direttrice, buongiorno. Ciao, Dante. E tua mamma ha ancora un po' da fare al bookshop, ma esce fra qualche minuto. Ah, allora l'aspetto. Ok. Dante, no, io ho bisogno di parlare con te. Sì, certo. Vado a parlare con la direttrice. Non fare il cretino. No, sì. No. Ciao, Manuel. Ciao. Ecco qua. Ma capisci che per primo mi ha chiamato il padre di Giulio e mi ha riferito della scuola devastata, del figlio all'ospedale, di te che ti fingi suo padre. Ma io non ci volevo credere. Sì, ma purtroppo è tutto vero. E me lo dici così? Io ti devo dire la verità. Sono un po' delusa. Ma delusa da cosa? Da te. Ma perché? Perché io vorrei stare dalla tua parte, ma poi la preside mi ha detto che sei stato tu a dare le chiavi della scuola a tuo figlio. Hai fatto anche questo. Sì, sì. Folle! Madonna, quanto mi piace stare a braccetto con te. Sì, perché tu sei accogliente. Lo sai che non tutti gli uomini sono capaci, eh? No, no, credimi.
A volte sembra che portano queste donne come se fossero degli ombrellini parlanti. Gli uomini sono dei mostri, ma... Dice a me. I genitori sono tutti arrabbiati per questa cosa e non la fanno passare. E forse dipende anche dal fatto che anch'io non riesco a capire. Ma capir cosa? Dovevo tenere le chiavi di scuola e non l'ho fatto, tutto qua. Ma tu non ti rendi conto delle conseguenze? Vabbè, allora, i genitori mi vogliono denunciare al ministero, facessero pure. Io non voglio più sentire tutte queste chiacchiere. Vabbè, ok. Ma non prendertela con me. Ma non me la prendo con te. Bisogna averle vissute certe cose per capirle, però... È la paura, Manuel. Io sto cambiando. Non ho più paura come prima. Perché te non lo sai, ma è la paura che ti fa dire di sì anche agli scemi. Stai cambiando? Sì. E come? Mi sei innamorata. Oddio, e che novità è? Lui è diverso da tutti gli altri. Innanzitutto c'è un'altra. E poi non mi pensa, non mi vuole. Come non ti vuole? Chi è sto coglione? Perché non te vuole? Perché è lui che ha paura. Mamma, ma uno normale ce la fai a trovartelo? Tutti te li becchi, tutti. No, lui è diverso. È diverso davvero, perché non mi farebbe mai del male. Te lo ricordi il cinema dei piccoli? Ci infiliamo dentro a vedere un bel cartone? Mamma, fanno un film in coreano, in lingua originale, coi sottotitoli, abbi pazienza. Ma è vero. Se vuoi, ti compri il palloncino col filo, lo vuoi? Sì. Sì, lo voglio. Fammi vedere un po', va. Andiamo, va, che qua non ti fanno più entrare. Io già prendo un gelato. Pronto, avvocato, buongiorno. Ciao Dante, sono Lenzi. Sono a Roma per un'udienza. Appena finisco vorrei vederti. Ma perché, ci sono delle novità? Sì. Ma sulla mia causa o su Mimmo? Tutti e due. Però prima di partire per Napoli vorrei parlarti a voce. Ok. Le novità sono buone per te e cattive per Mimmo, il giudice ti ha assolto. Mimmo? Mimmo purtroppo ha preso la condanna piena. Senza sconti, deve farsi tutti e 6 anni. Non c'è modo per poterci parlare? Sì, ci ha già pensato lui. Ha chiesto alla direzione di fare una videochiamata con te e gliel'hanno concessa. E quando? Oggi. Devi solo tenere l'applicazione aperta e ti chiamerà lui. Vabbè. Senti, tu ti intrattieni un po' a Roma? No, finché fate il caffè così, mai. Non lo so. Scusa un attimo. Vai. Chi è? Pronto? Professore, sì, scusi, sono la mamma di Giuseppe Valumbo, scusi il disturbo. Ah, buongiorno signora, mi dica. Volevo sapere se lei magari poteva passare a casa. Perché niente, c'ho PIN che non mi si alza dal letto, ecco. È disperato. Sì, ma stia tranquilla, adesso vengo io, vengo subito, va bene? Sto arrivando, stia tranquilla. Grazie tante, davvero, grazie. Arrivederci. Ecco, un altro ragazzo problematico tipo Mimmo. Oh. No, non mi metto le guanti, tranquillo. Non avrò bisogno del tuo... Speriamo. Un tè lo vuoi? No, grazie. Faccio bene quello. No, mi è bastato il caffè. Vabbè. Manuel! Manuel! Salve. Com'è? Senti, ti devo parlare io. Anch'io. Andiamo dentro.
Dimmi. Le cose con Sbarra sono risolte. A quanto pare il kebab ha pagato e tu sei fuori. In che senso sono fuori? I lavoretti che prima chiedeva a te, li faccio io. Mi ha dato queste, sono pasticca. Metti via sta roba, Simo. Ti ho detto che conoscevo tutti i pizzi dove ti mettevi tu. Però mo mi devi dire dove stanno sti pizzi. Ma a te ti è partita la brocca? Ma col cazzo che ti dico i posti dove mi mettevo? Ma che cazzata è? Mi scastro io e ti incastri te? Ma non mi so incastrato, va bene? È una cosa dei pochi giorni, poi ci lascio in pace tutti e due. E che altro devi fare sti giorni? Devo bruciare una libreria. Dove? Sulla Casilina. Non mi piace sta storia, Simo. Non mi piace per niente. Oltretutto ci sta anche tuo padre che ti cerca. Perché non gli rispondi? Perché non mi frega un cazzo mio padre, va bene? Lo odio. Io ho detto che ti cercavo e che se ti trovavo lo chiamavi. E invece non lo chiamo. Ma perché? È una telefonata, guarda che non è bello far stare male la gente. Ah, tu lo dici, eh? Ti sei dimenticato tutte le volte che hai fatto disperare tua madre? Appunto! È proprio questo il problema, devi finire sta storia. Ci sta pure sto casino a scuola, che forse te cacciano, te fanno perdere l'anno, oppure cacciano pure tuo padre. Ma non mi frega un cazzo se perdo l'anno, va bene? Non mi pento di aver rubato le chiavi, sinceramente. Ne valeva la pena. Hai capito di cosa sto parlando, no? No, di che? Di me te. Stanotte penso sia stato bello. Io penso che forse era meglio se non succedeva. Che vuol dire? Niente, lascia stare. No, mo mi dice che vuol dire. Che te devo dire? Non ci sta niente da dire. Ma non lo so, pensavo che stanotte forse... Ma stanotte che? Ma è possibile che su ogni cosa che succede ci devi tornare a pensare, riflettere, a parlare? Ma non è rifletti, capisci bene che io non so che fare, non so che pensare. Senti, chiariamo una cosa. Quello che c'è stato è stato divertente. Però finisce là. Divertente? Che vuol dire divertente? Dio che palle un cazzo, ok? Che vuol dire divertente? È stato un gioco, un passatempo, una cosa così? Mi hai rotto il cazzo con sta storia! Io non so proprio come te, mi piacciono le donne, mi piace Chicca, mi piace Alice, tu per me manco esisti! Vaffanculo! Mamma ha detto che volevi parlarmi. Sì. Volevo dirti che ho deciso di mandarti in un liceo privato. Come hai detto? Stai scherzando, spero. Secondo te ho la faccia di uno che scherza? È inutile perdere tempo. Prima te ne vada a quella scuola, meglio è. Se mi cambi scuola, io smetto di studiare. Niente ricatti. Non sei nella condizione per poterli fare. Guarda che se smetti di studiare... Io non faccio più quello che dici! È finito quel tempo! Sei impazzito, non alzare la voce! Forse non hai capito! Se mi cambi scuola, io me ne vado di casa! E dove vai? Voglio proprio vedere dove vai. Giulio! Che hai fatto? Il lavoro di un anno! Giulio! Allora, dai. Raccontami dell'incontro con Laura. L'incontro con Laura non c'è stato. Cioè? Cioè, non ci sono andato. Perché? Perché all'ultimo non ce l'ho fatta. Io odio la scuola. Odio le feste, odio tutti i miei compagni. Non riesco a capire cosa c'entrano i tuoi compagni di classe con questa storia. Loro c'entrano. C'entrano e come? Cioè? Ad esempio è colpa loro se sto chiuso qua dentro da tutto questo tempo. È colpa delle loro prese in giro, delle loro risate. Mi fai capire anche a me?
Guardi questo. Io so che non l'avrei mai fatto vedere a nessuno. Però ieri sera mi è passata davanti tutta la vita. Pure le cose peggiori. Io ho pensato anche di ammazzarmi. Non l'ho fatto vedere a lei perché è l'unica persona che mi è stata vicino tutto questo tempo. E il video è passato anche in rete. Pertanto, ed è stato terribile. Comunque basta, non ce la faccio a vederlo. Mi vergogno troppo. Non sono i tuoi compagni che si dovrebbero vergognare per quello che ti hanno fatto. Chi è stato? Non posso fare i nomi. Dai, dimmi chi è stato. No, io non faccio la spia. Senti, me lo mandi quel video? Per me, per vederlo bene, tutto qua. Non lo faccio vedere a nessuno, te lo giuro. Monica. Giulio. Ciao. Che sorpresa. Anche tu vieni qui? Sì, è un bel posto per leggere. Casa mia a due passi. Ah, sì. Senti, come stai? Hai una faccia. Sei sicuro che ti sei ripreso? Stai bene? No, non mi sento per niente bene. Perché? Che è successo? Mio padre mi vuole cambiare scuola. No. Che dici? Sì, io allora ho perso la testa e gli ho rovesciato la battaglia. La battaglia? Sì, è una sua mania. Ogni anno fa la ricostruzione di una battaglia importante. L'anno scorso era Austerlitz, quest'anno è Waterloo. Che è da ricovero? Infatti, andrebbe segregato. Invece a piede libero. E scorrazza nella mia vita come Attila. Dove passa lui non cresce un filo d'erba. Senti, io non vorrei che ti sia sentita in imbarazzo ieri sera per la mia goffa dichiarazione. Vabbè, insomma, scusa. Scuse accettate. Però, peccato che fossi ubriaco. Perché in realtà... a me quella dichiarazione me l'ha piaciuta molto. Davvero? Davvero? Dici sul serio? Molto sul serio. Ciao. Dan. Senti, io in realtà sono qui per Manuel perché mi si è scaricato il telefono e volevo solo sapere se era riuscito a mettersi in contatto con Simone, tutto qua. Non lo so, Manuel è uscito. Ok, scusa. Non lo so dove è andato, ma se vuoi prova a chiamarlo. No, ma lascia stare, non so neanche quello che sto facendo. È che... niente, non riesco a sentire Simone da questa mattina e sono preoccupato, tutto qua. No, ma Simone è stato qui. Come è stato qui? Quindi dimmi un po'. No, niente. Si sono chiusi con Manuel nel box e poi dopo 10 minuti Simone è uscito. Che sta succedendo? Tutto al contrario di tutto. Non so. Ti faccio un caffè. Magari, sì. Posso mettere in carica questo, scusami? Sì, certo. Permesso? Vabbè, io con Simone ho fatto un sacco di errori, che non li fa? Però, cioè, addirittura arrivare a rubare le chiavi della scuola, francamente. Grazie. Lo stai coprendo? E che devo fare? Gli faccio perdere l'anno? Sì, però, se ti prendi la colpa, a te che succede? Non lo so, non lo voglio neanche sapere. Certo, mi dispiacerebbe non finire l'anno con i ragazzi, questo sì. Ti sei molto legato a loro, eh? Sì. Ma succede sempre. È un po'...
come innamorarsi. Cioè, nel senso che si diventa ciechi e non si vedono più i difetti dell'altro? No, i difetti li vedo, anzi sono lì apposta. Sono lì proprio per aiutarli a fare quelle piccole correzioni che possono essergli utili, no? Le correzioni? Sì, quei piccoli spostamenti per aiutarli a affrontare, non so, i pericoli, no? Che possono arrivare dagli altri, ma soprattutto da se stessi. Lo sai che Manuel ogni tanto, quando gli gira bene, me le racconta le tue belle lezioni. Uh-huh. Davvero, giuro, lui è un tuo grande sponsor. Ti apprezza sul serio. Ecco, lui potrebbe essere benissimo un tuo test a difesa. Sì, ci manca solo che mi porto Manuel come test e poi mi carcerano direttamente. Mi porti queste e una, due. Comunque ieri dopo l'ospedale ci ho parlato a lungo. Mi ha raccontato tante cose, mi ha raccontato anche della brutta strada che aveva preso, no? Mm. E secondo me questo è un bel segnale, vuol dire che ce la stiamo facendo. Ma tu me lo dici solo perché sai che sono angosciata? No, te lo dico perché lo penso. Chi è? Mm-hmm. Vedi, questo è Mimmo, devo fare una videochiamata al carcere minorile, ti metto un secondo solo. Ti lascio. No, lascia stare. Mm. Tolgo? Non l'avevo tu. Ciao Mimmo. Poi professor. Come andiamo? Come stai tu? Come vuole che fa? Io quando ho saputo che mi avevano dato 6 anni mi volevo suicidare. Però poi ho detto quella poesia che una volta ci aveva detto. Quella là, i rasoi fanno male, i fiumi sono freddi, il gas fa schifo. Tanto vale vivere. Bravo Mimmo. Enzo. Ero bravo, non stavo qua. Lo so. Oh, professore, lo sapete? Forse mi mandano al carcere degli adulti. L'ho saputo, Mimmo, l'ho saputo. Ma tu non ti devi preoccupare perché non sarai mai solo, eh. Mimmo, io ti vengo a trovare, eh. Oh, io ci conto, Senti, che ti porto? Un libro. Ma te ne porto tanti di libri, perché uno solo? Mi raccomando, con una lima dentro per segare le sbarre. Dovevate vedere che faccia hanno fatto qua all'ufficio la parola lima. Guardate, sto scherzando, Ma non... Ma come si fa a far diventare le guardie spiritose? Bisogna cambiare il mondo, Mimmo. Bisogna avere pazienza, bisogna avere un po' di tempo. Hai capito? Oggi Manu stava davanti a casa, stava pure bene. Ci lo sapevo. Domani fa una bella visita a casa, poi se lo ricorda Gaspar. Tu questa maschera? Sì. Perché me lo chiedi? Perché ho appena finito di vedere un video con Pim vestito da donna che veniva deriso, umiliato da un ragazzo con questa maschera. Io ho passato mesi a cercare di capirti. Ho anche messo a rischio il mio lavoro. E ora vengo a scoprire che tu hai fatto una cosa del genere a Pim. Sono stato tutto il giorno con l'angoscia di sapere tu dove fossi. Ma adesso non me ne frega più niente perché voglio soltanto sapere tu chi cazzo sei. Che cazzo fai? È grave quello che hai fatto, lo capisci sì o no? Vuoi la verità? Sì, voglio la verità! Sì, sono stato io. Sono io quello mascherato che ha fatto questa cosa vergognosa di cui mi pento con Pim. Ma perché? Perché sì, senza motivo. Perché mandavo perché sono uno stronzo, siamo una classe di stronzi. È questo che è di fronte agli occhi.
e tu mi parli di verità. Bene, del primo esempio. Chi è Jacopo? Ma tu come hai fatto a saperlo? Chi te l'ha detto? Non importa chi me l'ha detto. Voglio sapere chi è. È mio fratello, è un'altra famiglia. Sì, è tuo fratello. Ecco perché ci hai abbandonato. Fammi spiegare. È per questo che te ne sei andato, cazzo! Mamma che piangeva tutto quanto, è per questo! Fammi spiegare! Non voglio più vederti! Smetti, devi parlare! Lasciami spiegare! È solo una follia, un salto nel vento, un'ora nello spazio, un punto nel tempo, è un giorno che va via, un appuntamento, un battito perpetuo che dura un momento. Nei millenni tutti gli anni, aspettando primavera, un Platone, un Botticelli, Dumbledore, la maieutica del fai da te. Vuoi morire, vivere con me? E poi così il tuo ritorno eclissi in un qualsiasi mezzogiorno. Mi trasformo cercando luce in fondo al mondo insieme. Miliardi di persone, solo un'occasione qua giù, tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica.